nella zona del Quadraro, dove per volontà del Duce è sorta ed è in piena attività la grande città cinematografica. Il fondatore dell'impero ha inaugurato il grande edificio che ospita la nuova sede. Il Quadraro è il quartiere che ospitò gli stabilimenti di Cinecittà, dove vi abitavano molti tecnici, maestranze e artigiani, che diedero grandi contributi ai film italiani e americani. Il Quadraro è uno dei quartieri di Roma che contribuì a combattere il nazifascismo e per questo subì un rastrellamento nei stessi giorni dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Il Quadraro è il quartiere che ospitò il primo aeroporto italiano, dove i fratelli Wrighter diedero dimostrazione che si poteva volare. Il Quadraro è antica necropoli romana e tra l'altro conserva il sito della tomba di Alessandro Severo, il cui sarcofago di pietra è esposto al Campidoglio ed è il secondo di interesse archeologico per la sua grandezza. Il Quadraro è inserito nel VI Municipio, la zona di Roma più descritta da Pierpaolo Pasolini nei suoi film, e nessuno più di lui descrisse puntualmente la vita di queste periferie. Il Quadraro ospitò molti sfollati del dopoguerra che venivano da tutta Italia. Il Quadraro è un quartiere che ha vissuto sempre di vita propria, ignorato da tutte le amministrazioni che si sono succedute dal dopoguerra ad oggi. Adesso quasi tutti quei tecnici artigiani non ci sono più. Cinecittà è stata rinominata Telecittà. Al Quadraro crollano le case e le strade. Io sono ancora qua e ogni tanto vado nella città del cinema per respirare la sua anima. Io sono uno di quei tecnici che ho fatto quel cinema che è stato visto in tutto il mondo e se quest'anima ancora vive qui al Quadraro, forse il vento la porterà oltreoceano per far capire che qui si respira ancora aria di guerra, di fame e di cinema. Io sono stato il padre dei presepi, quando veniva Natale per non chiedere consigli a me. Non è possibile fare di più.